Buonasera, benvenuti al TG Nord. Apriamo l'edizione di oggi andando in via Bellerio, nella sede della Lega, dove si è tenuta la conferenza stampa del segretario federale Roberto Maroni al termine di un importante Consiglio federale. Andiamo a sentirlo. Bene, grazie, scusate il ritardo. Abbiamo avuto una serie di riunioni. Vi voglio informare delle decisioni prese dal Consiglio federale della Lega che si è tenuto alle 14. Abbiamo analizzato la proposta di bilancio al 31 dicembre 2012 e, contrariamente a quanto è avvenuto finora, che il Consiglio federale prendeva atto del bilancio così come veniva fatto, io ho voluto farlo in due tappe: l'illustrazione oggi, con il confronto e alcuni interventi di commento. È stato approvato una bozza di bilancio che viene sottoposta adesso alla verifica del collegio sindacale e tornerà per l'approvazione definitiva al 31, e della società di revisione tornerà per l'approvazione definitiva al 31 maggio. È un bilancio molto, molto severo, perché si mette nella prospettiva, che io condivido, di avere zero contributi pubblici dall'anno prossimo, zero finanziamento pubblico, zero rimborsi. Dobbiamo essere in grado di gestire il movimento con le nostre forze e con le nostre risorse. È un bilancio molto ambizioso, questo consuntivo, ma che tiene conto, appunto, non è il preventivo, ma che tiene conto di questa prospettiva anche nella costruzione del bilancio consuntivo. Quindi la sfida che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi al federale, è come fare in modo che da qui in avanti la Lega possa contare sulle proprie forze. E per questo abbiamo deciso una serie di iniziative per riorganizzare il movimento in tutte le nazioni, in tutte le regioni, con una valutazione della struttura organizzativa e tutti i necessari interventi per garantire la continuità dell'azione politica, anzi il rafforzamento dell'azione politica, ma con una struttura che sia in grado di automantenersi. Per fare questo una serie di misure saranno adottate che dovranno potenziare l'azione sul territorio, perché il principio è quello dell'autofinanziamento. Non vogliamo soldi da parte di nessuno, dalle industrie, dalle società, vogliamo soldi dai militanti, da chi si iscrive al movimento e la capacità che dobbiamo sviluppare di autofinanziarci attraverso, per esempio, le feste. Siamo l'unico movimento politico che può farlo ed è la differenza, per esempio, rispetto al movimento di Grillo, i grillini, che parlano tanto ma poi si fermano lì. Noi siamo in grado di fare le battaglie vere e di sostenerle anche dal punto di vista economico. A proposito di battaglie vere e di grillini, il tema dell'immigrazione, secondo punto: mentre di là si blatera senza sostegno popolare a queste cose, noi il sostegno popolare l'abbiamo cercato e l'abbiamo ottenuto. In questi due giorni abbiamo riempito le piazze con i gazebo, oltre 1000 gazebo, nonostante il tempo infame, che hanno coinvolto oltre 10.000 militanti in tutte le regioni e abbiamo raccolto più di 100.000 firme su proposte contro lo Ius Soli e per mantenere il reato di clandestinità. L'iniziativa ha avuto grande successo in molte regioni, sono finiti i moduli, per cui la continueremo nel prossimo weekend per l'obiettivo di superare le 300.000 firme per portarle poi a Roma in Parlamento e per garantire che sul tema della lotta all'immigrazione, contrasto all'immigrazione clandestina e il contrasto alla criminalità, la parola rimanga quella nostra, quella della Lega, e cioè
rigore nell'applicazione delle regole, contrasto al crimine e piena accoglienza per chi viene in regola per lavorare. Continueremo con questa mobilitazione che è molto piaciuta ai militanti, la Lega è tornata in piazza e quella è la nostra dimensione. Noi ci vogliamo stare non per fare manifestazioni di protesta una tantum, ma per coinvolgere i cittadini su temi concreti. È la nostra caratteristica che vogliamo rafforzare ed enfatizzare. Ci rendiamo conto che in questi ultimi mesi il contesto è cambiato, il quadro politico, come si dice, è mutato, c'è un'iniziativa in corso che è rappresentata da questo governo e da questa inedita maggioranza che noi guardiamo non con pregiudizio ma sottolineando le cose positive, poche, e le cose negative, molte, che il governo ha fatto. Sottolineando con la libertà di chi può dire le cose che dice senza vincolo di maggioranza. Abbiamo detto che il governo ha fatto molto male sull'IMU perché è una semplice proroga, una presa in giro. Abbiamo detto bene delle iniziative del ministro Alfano sulla sicurezza, bene ha fatto a mandare risorse aggiuntive a Milano. Domani ci sarà un incontro in prefettura su questo tema a cui parteciperò anch'io. Dirò al ministro Alfano, darò la disponibilità della regione ad effettuare un monitoraggio di tutte le necessità che riguardano tutte le province lombarde, non solo Milano, per garantire un intervento adeguato da parte del Ministero dell'Interno. Proprio per adeguare anche l'azione della Lega a queste novità che ci sono, abbiamo deciso anche una serie di iniziative di organizzazione interna. Abbiamo costituito il comitato esecutivo previsto dallo statuto e ho chiamato a far parte di questo comitato esecutivo i segretari nazionali Salvini, Tosi, la Sonia Viale, oltre al segretario e il presidente Io Bossi e Calderoli, che è il coordinatore delle azioni sul territorio. Questo comitato esecutivo avrà tutti i poteri previsti dallo statuto tranne l'approvazione dei bilanci e le nomine, cioè la gestione ordinaria e straordinaria. E proprio per rafforzare anche l'azione sul territorio ho nominato due vice segretari, Flavio Tosi e Matteo Salvini, sono i nuovi vice segretari federali in sostituzione dei tre precedenti da oggi, quindi i due nuovi vice segretari federali che avranno la responsabilità accanto al segretario nazionale della gestione della Lega da qui in avanti. Ho infine ribadito la mia disponibilità, anzi la necessità di procedere alla riorganizzazione e anche alla definizione delle nuove leadership all'interno del movimento, e penso che ho annunciato al Consiglio federale la mia intenzione di convocare un congresso federale la prossima primavera, la primavera dell'anno prossimo, per garantire la continuità dell'azione politica, intensificando nel frattempo l'azione sul tema della macroregione, i tre governatori, che è per noi l'obiettivo politico strategico. Per ottenere tutti questi risultati ritengo utile concentrarci su questo tema, ma garantire anche il necessario ricambio che potrà avvenire, se il Consiglio federale lo deciderà, in un congresso straordinario da tenersi nella primavera del prossimo anno. Questi sono i punti principali. E c'è stato un bel dibattito, un grande e articolato dibattito, molto
molto positivo, senza quei toni a cui eravamo stati abituati. Direi che con le ultime vicende, le espulsioni, i provvedimenti disciplinari, possiamo dire conclusa questa fase. Si è conclusa la scorsa settimana con il Comitato di Garanzia che, come sapete, ha approvato, ha accolto alcune richieste di espulsione, ma ha fatto rientrare nella Lega anche tanti militanti. Oggi si apre una fase nuova, si chiude definitivamente la brutta pagina del conflitti interni in conseguenza di tutti i problemi che la Lega ha avuto in questi ultimi mesi, e da oggi con questo nuovo assetto di governo all'interno della Lega guardo al futuro con ottimismo. Si apre una pagina nuova, una sfida importante che però si realizza oggi davanti a un quadro politico che si è stabilizzato con il governo. Non ci sono più punti interrogativi o incognite da svelare, è tutto chiaro, e quindi la nuova organizzazione della Lega tiene conto di questo e da oggi partiamo con maggiore intensità rispetto a quello che abbiamo fatto finora.